Buongiorno a tutti, siete in tanti? Bene, siamo contenti, così insomma cominciamo la nostra domenica con più felicità, perché insomma stiamo cercando di cambiare il mondo, quindi le persone invece di andare a farsi un giretto sul lago vanno a fare un po' di riflessione attraverso questi incontri. Questa conferenza in realtà è divisa in due parti. Quindi la prima parte la farà Marco Luzzatto, la terrà Marco, che è un genio, ma soprattutto un extraterrestre, cioè viene da altri mondi. Lui fa finta di niente, ma in realtà è così. Si vede anche dalla conformazione, che sembra Tutankhamon. E lo era forse anche. Viene fuori direttamente dal sarcofago. C'è il nostro musicista straordinario, Luca Donini, che ci accompagna con i suoi suoni veramente fuori dalla norma. Come vedete, sono tutti e due pelati, non a caso. Forza di sperimentare. E sono non a caso, io sono circondata sempre da persone aliene che non hanno capelli, ma sono Chi tanto e chi così. niente. Grazie Marina, contraccambio la stima. Vorrei chiedere a voi, quanti di voi conoscono l'argomento metavisione? Sapete, vediamo quanti. Quindi già seguite anche a distanza questo tipo di sperimentazioni, avete già assistito a qualche conferenza, relazione a riguardo. Allora, premetto che questo tipo di sperimentazione, visto che subito dopo andremo a sperimentare, esige una preparazione psichica che alcune volte può investire un'area cerebrale molto particolare, che è l'area di Broca, che è quella atta all'articolazione del linguaggio. Quindi, qualora dovessi bloccarmi in alcuni momenti, non preoccupatevi, recupero, perché chiaramente quando si è interconnessi e erroneamente si parla di apertura dei canali, che in realtà sono sempre aperti, ma ci si sincronizza su questi canali, alcune volte è come cercare di urlare all'interno di un centro commerciale per farsi sentire, però prometto rimarrò qui. Che cos'è sostanzialmente la metavisione? La metavisione è principalmente una tecnica medianica che prevede l'ausilio di strumentazione tecnologica. La strumentazione che viene utilizzata, prima ha anticipato anche Marina, è una strumentazione che lavora principalmente a livello fotonico. Il primo prototipo, non cerco di non essere tecnico, il primo prototipo della macchina utilizzava fasci di elettroni utilizzando un comune tubo catodico. Sapete che cos'è un tubo catodico? Ve lo dico subito. I vecchi televisori di una volta avevano questo principale componente. Quindi viene creato questo segnale perturbante, particolare, che non può, cioè è incontrollato. Nel corso della sperimentazione avvengono, a seguito proprio della canalizzazione e catalizzazione dell'energia da parte dell'operatore o del medium, avvengono delle modifiche all'interno di questo flusso. Tenete presente che partecipate anche voi. L'ego si identifica con tutto ciò che è fuori di noi, quindi la nostra vita quotidiana, i nostri bisogni, tutto ciò che è l'articolazione di quello che è la nostra vita tridimensionale, quindi terrestre. E noi siamo portati a stare sempre in questa dimensione dell'essere, quindi l'ego. L'ego ha una partecipazione con il fuori, poca partecipazione con il dentro. Quindi la struttura umana è costituita da varie parti, ovviamente parti che sono più adeguate a quello che è la nostra vita tridimensionale terrestre e parti che rappresentano invece il contatto con l'oltre. Il contatto con l'oltre prima di tutto deve essere un contatto con noi stessi, quindi se non c'è contatto con noi stessi profondo non ci può essere contatto con l'oltre, quindi c'è un contatto solamente con la nostra parte materiale. Siamo in una dimensione tridimensionale, quindi una dimensione terrestre che è stata sperimentata e creata solamente per avere contatto con la materia, che è una materia densa, e però perché veniamo qui? Per avere una materia densa, ma questo è il corpo fisico, quindi la nostra piccola astronave, il nostro veicolo che ci permette di essere in una dimensione tridimensionale, cioè in una dimensione terrestre materiale. Ma cosa serve questa dimensione terrestre e tridimensionale? Perché siamo qui? Perché abbiamo scelto di venire sul pianeta Terra? Per sperimentare
la definizione, che è quella che ci rappresenta di più, che la materia senza lo spirito non ha ragione di essere. Thank you.